Buongiorno a tutti da Milan in Scarpaccio. Siamo qui dopo Spal Milan 2-2. Allora, iniziamo che non voglio punzecchiare la squadra, ragazzi, perché come hanno giocato bene. Magari il secondo tempo abbiamo fatto un po' di male e molto meno cattivi rispetto al primo tempo. Abbiamo riuscito a salvare il risultato, la faccia di questo Milan, perché comunque perdere quella partita era un risultato per me falsato. Attenzione, non dico che ha rubato la spalla, ha avuto favori abitali, questo non lo dico, ma comunque era un risultato bugiardo. Nel primo tempo due tiri, un tiro e mezzo e due gol. Noi l'unico gol che avevamo fatto, che l'hanno annullato per pochissimo, per fuori gioco nel VAR, da parte anche di Rebic, che era in posizione regolare vista dal VAR, e c'erano che poi aveva segnato. Poi il Milan, che comunque non ha mai sofferto nel primo tempo la spalla, forse qualche volta nel secondo tempo, ma comunque un Milan che c'era sempre in attacco, sia il primo tempo che il secondo tempo. Nel secondo tempo siamo stati pure meno cattivi, tranne quelle due occasioni, pure noi magari un'occasione e mezzo di pericolosità sulle Leao che abbiamo segnato, e quelle cross un po' sbagliate di, mi sembra, Charles Mega all'ultimo, che ci ha fatto fare l'autogol. Un Milan che comunque rispetto alle altre partite non è per niente uguale, un Milan poco cattivo, però comunque non abbiamo sofferto molto, se non voglio punzecchiare Marco Donnarumma sul gol di Flockery, anzi applausi a Flockery, ha fatto un gol, ha fatto il gol della vita proprio contro noi, ma purtroppo questa è un po' la nostra sfortuna, che becchiamo in momenti che i giocatori ci fanno i culli così proprio contro noi, non fanno magari niente durante l'anno e contro noi si risvegliano, fanno i gol della Madonna, scusate pure le parole. La partita di ieri era importantissima, dovevamo vincerla. Abbiamo riuscito a ottenere quel punto così per miracolo, perché quella partita, come si era messa, io pensavo mai questa è persa, una partita persa, buttata via. Invece per fortuna siamo riusciti a ottenere un punto, anche se voi il nervosismo si fa sentire, due punti più persi da una spalla che magari lottava la salvezza. Ora ci aspetta sabato una partita molto molto importante contro la Lazio, poi con la Juventus e poi con Napoli. Ecco perché servivano i tre punti. Tre partite difficilissime. Speriamo che i ragazzi con la testa ci siano. Perché con questi, se non ci siamo con la testa, sono tre partite perse sicuro. Con la Juventus già, pure se ragioniamo, sappiamo come andrà a finire, sicuramente andremo a perderla. Ma con la Lazio e con Napoli. Il Napoli ora sta tornando forma e già comincia ad essere un po' più difficile del previsto. Con la Lazio c'è anche Immobile, Caicedo, se giochiamo come contro la Roma, il Milan può vincere se giochiamo contro la Roma, ma dobbiamo fare quella partita importante e perfetta su tutti i punti di vista con la Lazio. Speriamo che andrà bene. Il video finisce qua, non ho voluto rimproverare per questa partita la squadra, perché comunque ci hanno provato, anche se non siamo stati cattivi, abbiamo dominato noi il gioco.
Il video finisce qua. Vi invito a mettere un like, condividere, commentare e commentare per quello che pensate, quello che avete visto ieri. Io sinceramente non ho modo di improvare la squadra, non sento manco il bisogno, perché comunque c'è sfortuna e qualche errore nostro l'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Per sfortuna errore nostro, un errore nostro, quello è magari il primo gol. Per essere si è visto un Milan che ha il giocato. Ripeto, il secondo tempo magari non è stato all'altezza del primo tempo, perché dovevamo fare ancora di più. E si è pericoloso, visto che la spalla era in 10, in 10, e aveva pure tutto in difesa. Quindi vi invito a lasciare un like, condividere e commentare per quello che pensate voi di questa partita, e soprattutto passare nelle mie pagine Facebook e Instagram, Milan Instapace, se volete TikTok Milan Instapace Official, e se volete seguirmi nel mio secondo canale Undergaming 96, metterò il link in descrizione. E nel bene e nel male, forza Milan e forza Italia. Ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì, che dovrebbe essere domani. Ci vediamo domani nel video pre-partita di Lazio Milan. Un saluto dal vostro milanista. Pace.